Unibus abscisis, afferma Labieno, antemne necessario coincident. Prima di tradurre facciamo l'analisi del periodo. Antemne necessario coincident è la principale, le antenne inevitabilmente cadranno. Resta il sintagma funibus abscisis, che è formato da un sostantivo all'ablativo, funibus da funis funis, ablativo plurale, che è concordato con il participio perfetto abscisis, da abscido, abscidis, abscidi, abscisum, abscidere, tagliare. Nel video abbiamo tradotto questo sintagma con l'espressione tagliate le sartie. Si tratta di un ablativo assoluto, un costrutto subordinante implicito formato da un sostantivo in ablativo che costituisce il soggetto dell'azione, concordato con un participio. Esaminiamo un'altra scena dell'episodio La strategia di Cesare contro i Veneti. Deinde, me imperante, dice Cesare, nostri in ostium navigia transcendere contendent. Facciamo l'analisi del periodo. Nostri in ostium navigia transcendere contendent è la principale. I nostri cercheranno di salire sulle navi nemiche. Resta anche in questo caso il sintagma me imperante, che è formato da due elementi, dal pronome personale di prima persona singolare in caso ablativo, me, il quale è concordato con il participio presente imperante, da impero, imperare. Si tratta anche in questo caso di un ablativo assoluto. Ripetiamo, è un costrutto subordinante implicito formato da un sostantivo o da un pronome in ablativo, come in questo caso, che costituisce il soggetto dell'azione. Questo pronome o sostantivo è concordato con un participio, nel nostro caso il participio presente imperante. Potremmo tradurlo in prima battuta con un gerundio presente in italiano, ossia comandando io, ma non suona molto appropriato. Meglio allora ricorrere a una subordinata, in questo caso temporale, quando lo ordinerò. Oppure al mio ordine, al mio comando. Dunque, la traduzione completa è la seguente. I nostri cercheranno di salire sulle navi dei nemici al mio ordine, cioè quando io lo ordinerò.